L'uomo non è né angelo né bestia, ma disgrazia vuole che quando prova a fare l'angelo fa la bestia. Credo che Blaise Pascal, in questa sua affermazione che raggruppa il suo tipico modo di provocare con gli estremi, con i paradossi, ci provoca su una riflessione sulla sessualità che sia misurata, che abbia un metro per non cadere negli estremi. Quando mi hai presentato hai detto un uomo di mente che rifletterà sulla sessualità, spero anche di riflettere come un uomo di corpo, quindi un uomo che è sposo, un uomo che sta parlando a persone che vogliono parlare della loro esperienza fisica, quindi la riflessione che voglio proporre, e credo che la prima la farò più breve, così la seconda dopo l'interazione con voi riesco anche più a tarare bene la riflessione, vorrei che sia una riflessione integrale e radicale, perché parte dalla radice del nostro essere dinanzi a Dio. Spesso la sessualità è trattata come un problema di trovare il linguaggio giusto, un problema per evitare concepimenti o un problema per concepire, un problema di orientamento. Io vorrei osare di parlarne come una bellezza, come una sfida, perché inizialmente e primariamente è questo. Buongiorno. E per questo vorrei con voi lasciarci sfidare dalla parola di Dio. Quando mi ha chiesto l'argomento hanno iniziato a fiorire i pensieri, le mille cose che possono essere dette. E già Andrea, quando è andato in libreria a prendere qualche libro, si è trovato in una foresta infinita di offerte. Per mantenermi entro uno schema utile per la nostra riflessione, che non vorrebbe entrare nel tecnico, forse sarebbe anche entusiasmante per certi versi entrare nel tecnico, ma vogliamo attenerci alla radice, quindi dicevamo, propongo tre momenti in questa prima riflessione. La metto in parole greche, non spacciandomi per un classicista perché non lo sono, ma soltanto per darvi coordinate. Eros e sarx. L'eros è il corpo. Quindi il nostro essere esseri erotici. Questo in primo momento, basato sul testo, sui due testi della creazione dell'uomo e della donna in Genesi. Poi eros, agape e filia, quindi le dimensioni dell'amore nella sua totalità. Quindi guardando l'uomo nella sua totalità, come secondo momento guarderemo l'affettività sessuale nella sua integrazione nella sessualità dell'uomo, nella realtà dell'uomo, quindi sessualità ma altro. E il terzo momento, eros theos, eros è Dio. Osare coniugare sessualità con santità, sessualità con eternità, sessualità con un infinito. Quindi questi sono i tre momenti di questa prima riflessione, almeno me la propongo così, poi dato che non guardo dove vado, magari uscirà qualcosa in più, qualcosa in meno, ma questo è il buon intento che mi sono proposto per questa mattina. Il primo testo che la Bibbia ci offre, non voglio andare ad analizzare la natura del testo, vorrei solo indicarlo come testo ricchissimo di simbologia, il testo di Genesi 1, affiancato subito a un testo che racconta la creazione in un altro modo, per dire nessuno di questi testi è assoluto, nessuno di questi testi è una cronologia della creazione, sono due testi che puntano oltre, due testi che vogliono dirti di più, sono delle dita che puntano un infinito, quindi non racchiudere il tuo sguardo nel dito. Per cui noi ci soffermeremo su un paio di versetti del primo testo, Genesi 1, e un paio di versetti di Genesi 2, per vedere un po' la ricchezza di quello che la nostra fede dice sulla bellezza della coppia, sulla bellezza della sessualità, del nostro essere sessuati, del nostro corpo, che non è la prigione dell'anima, come vorrebbero i platonici, non è neanche
il luogo del sacro come vorrebbero alcuni riti tantrici, no? Dove la tua sessualità è il culto. Quindi entro questi due estremi la nostra riflessione biblica mostrerà la visione cristiana e giudeo-cristiana dell'uomo. Una delle prime cose che notiamo nel testo di Genesi, se siamo un po' attenti anche al testo originale, noi leggiamo Dio, no? Il testo dice Elohim. Elohim è una parola plurale, in qualche modo gli dei. Ma non stiamo parlando di politeismo, è il testo proprio che vuole parlare della creazione, quindi dire il mondo non è Dio, non ci sono altri dei tranne Dio, ok? Allora perché parla al plurale? Prima di rispondere alla domanda voglio porre la parola utilizzata nel testo ebraico per parlare dell'uomo. Ha Adam, il uomo, quindi sottolineare il singolare, l'uomo. L'uomo inteso meglio come il terrestre, se vogliamo essere letterari. Quindi non stiamo parlando né uomo maschio né uomo generico. Stiamo parlando del terrestre, di colui che è fatto dalla terra, Ha Adamah. Allora i due interlocutori di questo primo gioco di chimica e alchimia divina è il Dio che è plurale e l'uomo che è singolare. Il testo di Genesi ci pone dinanzi a questo atto creativo così. Dio disse, Genesi 1:26, Dio disse: "Facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. Domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra." Versetto 27. Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi. Ecco, magari su quest'ultima parte del versetto ci concentreremo nel pomeriggio. Per ora riflettiamo un po' su questo parallelismo evocativo e provocativo di un Dio plurale, che i padri della Chiesa dopo rifletteranno, Elohim, le tre volte santo, 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 la figura di Dio che si manifesta ad Abramo in Genesi 18, tutte queste vedranno figure anticipatrici della Trinità. Quindi noi prendiamo un po' questa scrittura, scritta dall'autore umano, ma voluta anche dall'autore divino, come anticipo di una realtà che manifesta Dio. Quando Dio crea l'uomo a sua immagine e somiglianza, i padri della Chiesa dicono: qual è questa immagine di Dio? Qualcuno dirà: è lo spirito. È più la scuola alessandrina, no? Col suo filone più spiritualizzante, più platonizzante. Altri diranno: è l'uomo che ha il logos, che ha la mente. Altri diranno l'uomo immagine di Dio nel senso che domina come dominus sulla creazione, quindi è padrone della creazione. Ma c'è un versetto che Giovanni Paolo II sottolinea e mette meglio in luce. Dio crea l'uomo a sua immagine e somiglianza, maschio e femmina lo creò. E questo ci interroga, ci scandalizza per certi versi. Il popolo di Israele, che sottolinea altamente la trascendenza di Dio, tanto da non farne fare figura umana, parla dell'uomo, anzi, del maschio e della femmina, non stiamo ancora parlando di uomo e donna, del maschio e della femmina come immagini di Dio. Maschio e femmina sono espressioni di relazionalità. La mascolinità si afferma dinanzi a una femminilità, trova la sua finalità in questo rivolgersi, in questo volto proteso, rivolto a un'alterità. Quindi la natura dell'uomo, nella sua essenza, è una natura relazionale a immagini di Dio. E quindi solo a immagine del Dio trinitario riusciremo a capire l'uomo e la donna nella loro realtà e alterità e nella loro protensione verso l'altro, il diverso da sé, verso colui che non è lo specchio delle mie brame,
ma colui che è un aiuto di fronte a me contro me stesso. Perché questo è il secondo testo che considereremo adesso, Genesi 2. Genesi 2 è un testo che ha soltanto 500 anni più di Genesi 1, quindi un po' più vecchio. Questo testo, molto più drammatico, molto più terra-terra, va a raccontarci quasi i tentativi divini per mettere l'uomo dinanzi a un suo pari. Quindi il Signore disse: non è bene che l'uomo sia solo. Vi dice qualcosa questo non è bene? Vi ricorda qualcosa di Genesi 1? Genesi 1 ha questo ritornello liturgico, come i nostri canti liturgici, ripetuto 7 volte. Vide che era buono, vide che era buono. Poi buono e bello, tov in ebraico è allo stesso tempo, buono e bello. E poi, dopo la creazione dell'uomo e l'affido dell'uomo alla sua vita, vide che era molto buono. Genesi 2, quindi, non è stato messo a casaccio dall'autore sacro, è stato messo accanto al primo testo per dargli più luce, più contrasto, più complementarietà. Genesi 2 pone la realtà dell'uomo che può anche non essere buona se non è relazionale, se non è completata nell'esodo verso un'alterità. Non è bene che l'uomo sia sola. Lo tov, quindi tutto quel tov di Genesi 1 viene negato qua. Non è buono che l'uomo sia solo, non è bello che l'uomo sia solo. Quando vedete bene in questi testi, mettete sempre buono e bello. Voglio fargli un aiuto che gli corrisponda. Senza leggervi tutto il testo, sappiamo che il Signore porta all'uomo tutti gli animali, l'uomo gli dà anche nome, quindi il nome è anche identificare, quasi creare una relazione. Quindi, però, con tutto il rispetto per gli animalisti, il Signore vede che ancora il corrispondente dell'uomo non è stato trovato. Quindi accade quel momento bellissimo. Allora il Signore fece scendere un torpore sull'uomo, la prima estasi mistica, che si addormentò, gli tolse uno dei suoi lati, il testo nostro dice una delle sue costole. Ma la parola è molto più generica, è lato, perché la parola usata può essere il lato di una barca, il lato è come tagliare in due il terrestre, che non è sessuato ancora. Il terrestre è quella realtà umana che ancora non è sessuata, non è sezionata. Quindi, si addormentò, gli tolse uno dei suoi lati, richiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio formò con il lato che aveva tolto all'uomo una donna e la condusse all'uomo. Allora l'uomo disse: questa volta è osso dalle mie ossa, carne dalla mia carne. La si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta. Ecco, ci fermiamo un attimo qua su questo testo per tirare un po' di lezioni dalla convergenza di questi due momenti. La coppia, per un testo che non siamo riusciti a rintracciare, è un testo di Renzo Bonetti, commentando questo Genesi 1:26-27, dice: la coppia è così bella da assomigliare a Dio, e Dio è così bello da aver creato la coppia. Genesi 1:26 ci permette di essere così poetici con la sicurezza che siamo altamente realisti, perché stiamo dicendo: nell'essere rivolto verso un'alterità, noi iniziamo ad essere buoni e belli, o possiamo essere buoni e belli, proprio come nella vita trinitaria c'è questa bontà e bellezza. Quindi nel nostro essere fisico, nel nostro essere sessuati, orientati, noi rispecchiamo qualcosa della bellezza di Dio. Dio è carne? No. L'Antico Testamento in questo è deciso.
l'incarnazione e l'assunzione della carne è un altro conto. Poi non ci mettiamo qui a interpretare Dio crea l'uomo a sua immagine e somiglianza. Vi lancio soltanto un'intuizione di Sant'Ireneo. Ireneo dice: quando Dio crea l'uomo, guarda al prototipo di Cristo ancora che deve incarnarsi e crea l'uomo. Quindi il primo Adamo è creato a immagine del secondo Adamo. Ma rimaniamo nell'immagine di Giovanni Paolo II, in cui dice l'uomo come uomo e donna, maschio e femmina, quindi come realtà relazionale è immagine di Dio. L'uomo solitario non è buono perché non rispecchia l'essere di Dio, perché non rispecchia la capacità di essere amore. Agostino dice: dove vedi l'amore? Vedi la Trinità, perché non c'è nessun atto d'amore che non include uno che ama, un amato e un amore che li unisce. Qui c'è una maestra di religione dei bambini che ogni tanto condivide le sue perle e un giorno fa questa domanda ai suoi studenti, gli dice: ditemi qualcosa che ho bisogno degli altri per farla, cioè cosa posso fare? O cosa non posso fare da solo? Quindi i bambini fanno le loro risposte, esce la risposta ispirata dallo Spirito Santo. Una bimba, non mi ricordo l'età, prima elementare, 6 anni, dice: amare, amare non posso farlo da solo o da sola, ho bisogno di qualcuno da amare. Penso che possiamo anche chiudere la prima parte, però dato che vi dovrei torturare per 45 minuti, ho ancora un po' di tempo per la prima parte. Quando il Signore crea l'uomo a sua immagine e somiglianza, maschio e femmina lo crea, ci mette due contrasti che nella nostra mente sono inconciliabili. E non pensiate che sia un retaggio del platonismo, è una cosa che va lungo la storia dell'umanità. Conciliare corpo, anima e spirito, mettere insieme la nostra realtà umana, è il dramma dei secoli, il dramma del pensiero, perché è il dramma della vita di ogni uomo. Ho iniziato con quella frase di Pascal, che sembra un po' una provocazione astratta, credetemi, una cosa realissima. Senti storie di persone di grande spiritualità che dopo un po' sbroccano, dopo un po' che può essere un anno, ma può essere 25 anni. Perché? Perché sono stati troppo angeli, dimenticando che sono maschio e femmina. O vedi persone che proprio non ci provano e vivono a livello della loro animalità. La provocazione di Genesi è dire: tu sei corpo e sei anima e sei spirito. E per vivere pienamente, per essere felice, sei chiamato a vivere tutte queste dimensioni rivolte alla relazionalità. Papa Benedetto, nella sua prima enciclica Deus Caritas Est, prima di parlare delle distinzioni nell'amore, di cui parleremo nella seconda parte, cita un modo in cui si salutavano Gassendi, l'Epicureo, e Cartesio. Gassendi si rivolgeva a Cartesio chiamandolo o anima, e Cartesio provocatoriamente si rivolgeva a lui o corpo. Però nessuna delle due affermazioni è la totalità, l'unitotalità dell'uomo. La nostra fede, i padri della Chiesa, soprattutto Ireneo, parla della tricotomia dell'essere umano, riportando comunque un'affermazione paulina: siamo fatti di corpo, anima e spirito. La mia psiche influisce il mio cammino spirituale. Il mio spirito ha un influsso anche sul mio corpo, un cuore. Arleglo si vede sul volto. Un'anima in pace si rispecchia anche sul volto. Si racconta, quindi faccio un aneddoto che non c'entra con la tematica della sessualità, ma per incarnare questa tematica, è riportato da, mi sfugge il suo nome adesso, il Cardinal Comastri. Era in compagnia di Madre Teresa una volta a San Gregorio al Celio. C'era un giornalista che quasi stava diventando uno stalker di Madre Teresa a fare foto. A un certo momento dice: basta, cioè, hai fatto un paio di foto. Dice: guarda, no, io sono talmente stupito, incantato. Da che? Dice: perché a ben vedere non c'è un volto così brutto.
Cioè, non ho visto mai un volto così brutto, è tutto accartocciato il volto di Madre Teresa, eppure emana una bellezza infinita. Lei ha accolto entrambi i complimenti con un immenso sorriso, così riporta il Cardinal Comastri. Ma questa è la bellezza spirituale che trasfigura anche il volto. Lo stesso si dice anche di Padre Pio, non era proprio un Denzel Washington, però aveva questa bellezza che trascende la dimensione estetica e plastica. Noi siamo questa tricotomia, questa distinzione nell'unità. Quando Dio crea l'uomo e della donna, li invita a un compito che un esegeta, quando lo legge, un esegeta che si chiama André Ouena, dice: ma è possibile che appena tu crei l'uomo e della donna, gli dai questo compito, dominare gli animali, dominare sugli animali? E Ouena va a interpretare, includendo tutta una lettura globale della scrittura, dice: l'uomo è chiamato qui non a dominare sugli animali, sì, anche a essere il direttore d'orchestra della creazione. Pensate che Genesi 2 parlerà di Avad. Avad, noi sentiamo il nome Abdul, perché viene dall'arabo ed è molto simile all'aramaico, è da un lato dominare, ma anche servire, quasi venerare. L'uomo è chiamato a vivere un atto cultuale nella creazione. Quindi Wenan dice: il compito reale dell'uomo allora non è dominare come un dominatore, dittatore che comanda. Qual è l'animalità che l'uomo deve dominare? La sua animalità interiore. L'uomo mette, anzi, l'uomo è messo da Dio dinanzi alla propria realtà, di essere spirituale e animale. Perché quando lo crea a sua immagine e somiglianza, il tratto che viene descritto è l'essere maschio e femmina, una cosa che abbiamo in comune con gli animali. Questo contrasto, il cammino dell'uomo è proprio quello di creare una sinfonia piuttosto che una stonatura da questo contrasto. Il cammino dell'uomo è di spiritualizzare la carne e di incarnare lo spirito, una cosa che vediamo nella sua compiutezza in Gesù Cristo. Per questo il Concilio Vaticano II ci dice: chi segue Cristo, che è Dio, vero uomo, diventa egli stesso più umano. Quindi noi possiamo crescere nella nostra umanità. L'umanità è un dono, è un'immagine, ma anche un compito, una somiglianza. Allora, nel vivere la propria sessualità, l'uomo non fa una liturgia sacra, non è un rito tantrico. Olivier Clément fa una osservazione riguardo all'eros, nelle tradizioni orientali, nelle tradizioni indù. Dice: in questi tempi vedi tante posizioni sessuali proprio messe in prima posizione, perché nell'atto sessuale c'è una ricerca del sé, con la S maiuscola, che ognuno cerca, ma se tu guardi, non ci sono baci, non ci sono incroci di sguardi. E questo distrarsi da sé e dall'altro che ti sta di fronte per giungere al sé con la S maiuscola. Nella sessualità cristiana, o la sessualità nella visione cristiana, l'altro è il punto focale, il punto nodale della prassi della sessualità. Amare, scriveva Pavel Florensky, e fare dell'altro l'epicentro di se stessi. No, l'epicentro in genere è il punto centrale in cui è il tuo ombelico a cui gira tutto il mondo. Amare è proprio questo decentramento che ti permette di riconcentrare il tuo essere, corpo e spirito. E questa è la sfida della sessualità cristiana. E queste sono, in qualche modo, le tentazioni che Luca mette come paradigmi delle tentazioni che non subisce perché Gesù le supera, ma che sono rivolte a Gesù. Trasformare tutto in dimensione corporale, fai trasformare le pietre in pane, o spiritualizzare tutto. Buttati dall'alto, tanto ti ama la provvidenza, sfida la legge della fisica o trasforma tutto in legge fisica.
angelo, bestia. Quindi ritorniamo alla provocazione di Pascal come punto nodale per le tentazioni che noi subiamo nella nostra cultura. Quindi come cristiani, spesso siamo esposti proprio dalle correnti del mondo a un tiro errato. O demonizzare la sessualità, trasformare la nostra sessualità in castrità, piuttosto che una sessualità casta, quindi i coniugi casti diventano coniugi castri, perché non sanno guardare alla bellezza di ciò che Dio guarda e vede che è molto bello. Oppure divinizzare la sessualità. Cioè, in alcuni incontri per fidanzati ho sentito questa obiezione. Come volete che noi ci andiamo a sposarci prima ancora di consumare? E se non fossimo compatibili? La risposta del frate francescano che faceva questo corso dice: guarda, diciamo che non ci sono tante opzioni per la compatibilità, non è che c'è una che gira così, una che inserisci giri, diciamo che il prodotto è standard, standardizzato, quindi se non fai dichiarazione di non conformità, più o meno ci puoi lavorare sopra. Ma l'idea dietro all'obiezione è tristissima. Cioè, si pensa che l'intesa sessuale sia solo frutto di prestazione, di dimensioni, di tecniche, di bravura, di tante altre cose. Riduzione alla dimensione di cercare il pane, di trasformare i sassi in pane. Quindi, volgo verso la chiusura di questo primo punto, sottolineando un paio di aspetti. Il cristianesimo non è spiritualista. Il cristianesimo è incarnato. Chi non confessa Gesù Cristo nella carne, chi non confessa la propria incarnazione, è dell'anticristo. Sto parafrasando, portando alle ultime conseguenze le parole di Giovanni. Il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo. La sfida della sessualità nella visione cristiana è cogliere la sacralità anche di un atto umano troppo umano, di un atto che ci accomuna con gli animali, come tecnica forse, ma che ci porta a una dimensione che va oltre. San Simeone, il nuovo teologo, uno dei tre teologi chiamati tali nella tradizione ortodossa, dice una cosa che io non oserei dire senza dire che è una citazione. Dice: con la comunione eucaristica tutto il tuo corpo è cristificato anche nel tuo sesso. Da qui le parole di un laico come noi, con sei figli, vedo qui che c'è un fruttare di cristiani fecondi, grazie a Dio, Patrice Hajjaj, dice: la sessualità, che è un atto animale, diventa umana quando si passa, vabbè, devo dirla in francese perché è il gioco di parole, dalla rut au rite, quindi dall'organo sessuale al rito. La sessualità diventa umana quando c'è un coinvolgimento di tutte le dimensioni emotive, volitive, relazionali, la liturgia della ferialità, perché quante volte, magari abbiamo sentito a casa o si sente in giro, che anche se non fai una violenza sessuale, l'altro può sentirsi usato, perché magari in un certo periodo del ciclo è ricercato di più, o in certi periodi della settimana è ricercato di più, senza una continuità, senza una ritualità, senza una liturgia dei corpi che non è fatta solo di coito, ma di comunione. La liturgia dei corpi è una parola bellissima, un'espressione bellissima di Giovanni Paolo II. Quindi, quando parliamo della sessualità, noi osiamo allargare l'orizzonte perché è il mosaico che è bello. Il mosaico di una vita, come diceva prima Sonia, di fare l'amore 24 su 24. Di allargare il focus. Perché a volte la vita sessuale diventa un film pornografico. I film pornografici si concentrano
proprio su quel punto. E quindi sono di una disgustosità unica e insipidezza unica. Non so se sto coniugando bene le parole, ma spero che arrivi. Adesso si capisce che non sono totalmente italiano. Perché è una riduzione dell'atto comunionale a un atto egoistico. Quindi a una masturbazione di gruppo o in due, invece di un atto di unione, un atto di comunione. È un aggravare le solitudini. Perché io tuttora oso parlare ai giovani, ai miei giovani studenti, che la masturbazione è vero che non fa male all'universo, ma fa male a te, ti rinchiude. Quindi vivere la relazione sessuale nella sua dimensione biologica soltanto fa male a te e alla persona con cui la vivi, perché stai soltanto, vabbè, scusate se, perché con loro devo parlare con termini provocatori, gli dico, stai scambiando Federica con un altro nome, ma alla fine l'effetto rimane lo stesso. Quindi la sfida cristiana, vi ho detto che chiudevo, invece vi devo dire ancora una cosa, è quella di superare la dimensione, copulativa nella dimensione comunionale, e qui ci sono i frutti di un lavoro teologico grande, quindi qui posso permettere, ad Andrea l'espressione, sto portando un frutto di menti. Dietrich von Hildebrand, un grande convertito del secolo scorso, e preferisco leggere qua per non travisare i suoi termini, nel suo libro sul matrimonio, un libro che ha fatto una grande svolta nella riflessione sulla nuzialità. Era un amico di Pio XII, di Papa Pacelli, e ha cercato di ricalibrare la visione cristiana sulla sessualità, una cosa che abbiamo ereditato man mano che si è andato avanti nella teologia del corpo di Giovanni Paolo II, in tutti i cammini, in tutte le fioriture che abbiamo avuto successivamente. Lui scriveva nel 1929 e la sua concentrazione era questa, che l'atto coniugale, senza trascurare la centralità della procreazione, getta luce sul significato del matrimonio nella sua dimensione personalistica e quindi va al di là della distinzione che si faceva nell'antichità, no? Il fine del matrimonio è la fede e la prole. Lui va a sottolineare la primarietà del bene dei coniugi. Quindi la comunione interpersonale. Nella tua relazione sessuale tu sei gettato fuori da te per entrare incontro a un altro, all'altro che diventa unico per te, e con quest'altro tutte le altre dimensioni prendono significato. Quindi la fecondità, che non è solo procreazione, come vedremo nel pomeriggio, è il bene della fede. Prima questa costituzione personale, questa comunione. Communio personarum, che nasce nell'atto nuziale, che non è rinchiuso solo nella dimensione della sessualità. Quindi la fides e la proles, che erano il fondamento prima, vanno in secondo luogo perché sono frutto della comunione delle persone. Per non rimanere nell'astratto, vi sto dicendo una cosa che sperimentiamo come sposi. I tuoi figli si sentono amati nel modo migliore quando tu e tua moglie vi amate. Perché la sicurezza che tu gli dai con la carezza, con il gioco, con l'accontentarli, stona se a casa non c'è l'equilibrio tra te e tua moglie. Anche se sono gelosi del vostro amore, anche se magari dicono, oh, vi state sempre a baciare, ma lo desiderano, lo vogliono, lo amano, si sentono sicuri in questo abbraccio. Questo è il bene delle persone, che precede la prole, perché è fondamento della prole, e poi è fondamento di un'esperienza di fede, perché quante persone perdono la fede perché hanno subito un grave danno nell'amore. Secondo elemento, sarò più breve, vi rassicuro, così perché ho esagerato in questa puntata sul primo punto.
Nel secondo capitolo, quando Dio crea la donna dal terrestre, quindi non dall'uomo in realtà, ma dal terrestre, e quindi l'uomo inizia a esistere quando la donna inizia a esistere, se vogliamo essere fedeli al testo ebraico, non dice li faccio, anzi no, vi chiedo come la conoscete come traduzione. Non è bene che l'uomo sia solo, gli faccio un aiuto, facciamoli. Un aiuto che gli sia simile. Questa è la giusta traduzione della sfumatura ebraica. Un aiuto che gli sia accanto, un aiuto che gli sia simile, un aiuto che gli sia contro. Quindi possiamo dire così, la rottura di scatole nel matrimonio è di diritto divino. No, a parte gli scherzi, noi come esseri umani cresciamo quando iniziamo a capire il limite. Ciò che non è delimitato è caotico. È un ritorno al caos primordiale. No? Il primo versetto di Genesi, quando Dio crea il cielo e la terra era informe. Era senza distinzioni. Dio inizia a creare distinzioni, quindi separa l'acqua da sopra dall'acqua da sotto, separa l'asciutto dall'umido, qui mi viene, adesso siamo presi con la raccolta differenziata. Ecco, fa la sua raccolta differenziata e la separazione uomo e donna, questa distinzione congiunta è l'atto più sublime perché è l'atto che permette un incontro. L'amore che ha bisogno dell'alterità per essere vissuto, perché altrimenti è ripiegamento su di sé. E quest'altro è messo di fronte, è messo contro. Qui avrei voluto fare una parte tra il comico, il biologico e lo psicologico, ma il tempo ci tradirebbe. Però lo sapete senza entrare in dettagli, come in realtà noi spesso cerchiamo una persona che ci sia simile. Ci innamoriamo del diverso e cerchiamo tutta la vita di farlo diventare simile. Questi sono i danni del matrimonio che Benigni nei suoi 10 comandamenti ha detto iniziano in un paradiso, in un giardino terrestre e finiscono in un'apocalisse. Il lavoro di tutta una vita è imparare ad adeguare l'occhio all'alterità, a sopportare inizialmente e supportare questa alterità. Che è il mio spazio di esodo. L'altro è il mio spazio di esodo. L'altro è la di dimensione, non è dimensione, è la persona con la quale io supero la mia tendenza a ripiegarmi continuamente sul mio ego. Perché per quanto possa voglia essere santo, ci sono delle dinamiche interne che mi fanno ripiegare su me stesso. Questa legge di gravità interiore, interna, perché l'interiorità mi porta verso Dio, l'interno mi schiaccia su me stesso, mi appiattisce su me stesso. È l'entropia che non vediamo solo nell'universo, ma dentro noi stessi. L'altro è questa legge dell'evoluzione e della rivoluzione dell'amore che l'altro mette di fronte a me, che Dio mette di fronte a me, l'altro con la maiuscola. Quindi questo lato del terrestre diventa l'occasione che l'uomo trova la sua identità. Per la prima volta l'uomo parla, poi tace per sempre perché capisce ha fatto un grande danno, però cosa dice? È Aisha, è donna, perché Daish, da uomo, è stata tolta. Riconosce l'identità dell'altro e riconoscendo l'identità dell'altro conosce se stesso. Se lo vogliamo far ritornare nella dimensione del piacere sessuale, il piacere sessuale vero è quando tu cerchi il bene dell'altro, il linguaggio dell'altro, la dinamica dell'altro, e solo lì trovi un vero piacere, una vera estasi. Perché hai fatto un esodo, tu vivi una vera estasi. Perché sei uscito, trovi qualcosa che entra dentro di te e ti riempie. Perché questo spazio del tuo io è stato svuotato per far spazio a un'alterità. Nel dare c'è più gioia che nel ricevere.
si applica anche lì, si applica sotto le lenzuola e non soltanto nella mensa della Caritas. Un'altra cosa che il testo sacro ci mette dinanzi, erano nudi, ma non sentivano vergogna. A guardare le nostre pubblicità sembra che siamo tornati in uno stato paradisiaco. Non credo che sia stata quella la nudità che voleva sottolineare Genesi. È la nudità dell'anima. È aprirsi all'altro senza riserve, aprirsi all'altro nella tricotomia del proprio essere. E qui vediamo, più c'è una comunione, una sessualità non genitale a senso pieno, più l'apertura verso l'altro non ha filtri. Quando iniziano le crepature tra anima, psiche, spirito, anima, psiche, no, anima e psiche è la stessa cosa, quindi spirito, psiche e corpo, iniziamo a mettere maschere. E qui Hajjaj, se riesco a ritrovare la bellissima citazione sua, dovrei trovarla perché è bellissima. Quando inizio a mettere filtri, quando inizio a disgregare il mio essere, non sono più con l'altro e per l'altro la guida dell'esodo, ma il fautore dell'esilio. Credo che sia una frase che legge la simbolica da Genesi 1 a Genesi 3 in una maniera bellissima. L'altro è messo di fronte a me. Per farmi capire che sono sessuato, che sono sezionato, che non sono completo. È la mia guida verso l'esodo. Questa spinta sessuale, questo risveglio in me di questo istinto che è eros, quindi che è bisogno, che è apertura, che è ricerca di un'alterità, è la mia guida verso l'esodo per giungere all'oblazione, al dono di me. Ma quando con l'altro si rompe questo patto, si rompe questa apertura, l'altro diventa il fautore dell'esilio. Chi ha rovinato la vita all'altro? L'uno all'altro, tutte e due. Da qui io oso inserire nel parlare di Eros altri due termini, agape e filia, l'amore oblativo e l'amore di amicizia. Una volta anticipando una tematica di conferenza a un mio amico sacerdote, parlavo di amicizia, dice, lui scherzosamente mi diceva: "Ma tua moglie non è tua amica, se la vivi come amica vieni da me che ti insegno cosa devi fare." Scherzava, ma purtroppo racconta una grande realtà. Tante coppie non vivono un'amicizia all'interno della coppia. Questa mancanza di amicizia soffoca, uccide tante coppie, perché il trasporto è una legge dei sensi, cambia nel tempo. Cioè, se io dovessi prendere questo cioccolatino, mangiarne uno, poi dello stesso gusto prendere un altro ancora, l'intensità del gusto cambia, è fisica, è senso, sono i nostri sensi. Quindi cosa sostiene l'amore? Non lo sostiene questo slancio dell'innamoramento, non lo sostiene la legge che dettano i film, no? I film che finiscono con l'apice della fiamma. Al cinema non c'è l'immaginario di un amore che dura, non c'è l'immaginario di un amore bello nel suo viversi. L'amore è bello nella difficoltà del congiungimento e nella lotta per giungere a quel punto nodale che non è la fine è l'inizio. E c'è tutto questo dramma tradotto nei cinema, ma anche imparato dal cinema perché guarda la vita reale, guarda come viviamo, che ci mette dinanzi a una ricerca affannata dell'innamoramento, del Kama Sutra, della novità, di ciò che devo gustare una volta. E poi devo cambiare perché non va bene. E quindi
anche qui in alcuni approcci cristiani al matrimonio si cerca di variare, di speziare un po', inserendo queste tematiche. Io dico sì, ma badiamo che non sia il diversivo che aiuta la coppia a vivere un altro anno in più e poi rientrare in crisi di nuovo. È l'amicizia quella dimensione che deve subentrare, non il Kama Sutra. Il Kama Sutra, sì, vabbè, se vuoi, pensaci, ma non è quello che ti serve. Ti serve l'amicizia, ti serve la comunione. Ed è lì che inizia a fare l'amore 24 su 24. Perché l'amicizia inserisce anche, oltre all'eroismo dell'amore, l'ironia del gioco, la simpatia dell'amore, quindi il sorriso e non soltanto il dramma, del cercarsi nell'amore. E abbiamo bisogno di sorrisi. E qui penso che Kant, in una delle sue belle espressioni, ce la dice lunga. L'emozione rompe la diga. L'emozione ti fa uscire, tu che sei timido, che non parli neanche con la tua ombra, riesci ad andare e a dire anche una frase sensata a una donna per attaccare bottone. Ma questa emozione non può farti vivere tutta la vita. È l'amore che allarga piano piano e lentamente il letto del fiume. L'emozione rompe la diga, rompe la barriera che c'è. Ma è soltanto l'amore, che è una passione lenta, accresce questo. E questa passione lenta è la filia, l'amicizia. Nella coppia, quindi uno degli esami di coscienza che io faccio, non tutti i giorni per non essere bugiardo, ma lo faccio quando rifletto sulla nostra coppia, se io sono amico di Camilla, se voglio il suo bene. Perché il cammino può iniziare, mi trovo bene con te, ti voglio bene, sento emozioni, voglio il tuo bene, voglio promuoverti, voglio metterti prima di me, per quanto è possibile, ma diventa anche un gesto di confessione. La seconda dimensione della filia, è quella del aprirsi all'esterno, della quale parleremo nel momento del pomeriggio. La dimensione dell'agape invece voglio congiungerla all'ultimo punto della riflessione. Prima di dirlo, scusate, faccio sempre degli anticipi e poi torno un po' indietro, voglio citare uno dei versetti che vi ho dato, del Cantico. Il Cantico l'ho messo per due motivi, per mostrare come la Bibbia non si vergogna dei nostri corpi. C'è un pastore che si occupa di questioni di matrimonio, dice: il Signore ce la fa a guardare il tuo corpo, credimi. Io forse no, ma lui sì. E quindi la Bibbia non si vergogna dei nostri corpi, e nel cuore della Bibbia c'è il cantico dei cantici che scandalizza i bigotti, ma che è diventato il cantico mistico di tanti santi, il cantico dal quale sono partiti. Sia nella mistica nuziale, terra terra, sia nella mistica nuziale in salita verso l'alto. E c'è un versetto che voglio citarvi, Cantico dei Cantici 7:1. Io sono del mio amato e il suo desiderio è verso di me. Interrogatorio. Vi ricorda qualcosa di Genesi? Devi rifare i corsi di aggiornamento per gli insegnanti di religione cattolica. No. In Genesi 3, quando sono castigati l'uomo, la donna e il serpente, alla donna dice: il tuo desiderio sarà verso il tuo marito ed egli ti dominerà. In questa dimensione di diletto e di anche gioco dell'amore, e ritorna all'equilibrio dei desideri. Non è solo la donna che desidera l'uomo ed è dominata, ma c'è il desiderio dell'amato, dell'uomo, verso la sua donna e c'è questa comunione. Ani le dodi vedodi li, io sono del mio amato e il mio amato è per me. Ritorna il circolo, ritorna la reciprocità. Per questo i rabbini dicevano: quando è sceso
quando è stato rivelato il Cantico dei Cantici, la Shekinah è ridiscesa sulla terra, l'abitazione di Dio è ridiscesa sulla terra. E questa abitazione è manifestata nella comunione uomo-donna. Per questo la terza dimensione che voglio sviluppare, Eros Theos, l'Eros è Dio, è quello che noi cristiani osiamo mettere con il distinguo. Da noi non c'è il sesso sacro, da noi non c'è la liturgia sessuale in cui uno cerca di unirsi col divino facendo sesso sfrenato, come alcune, dico spiritualità, tra parentesi, ma da noi il sesso è una cosa sacra, è una via verso il sacro. La distinzione è grande, eh? Cioè noi non abbiamo sull'altare due che fanno sesso, ma nel nostro vivere una sana sessualità ci apriamo a Dio, abbiamo accesso a Dio. E questo lo voglio dire con un termine, con un versetto e con un accostamento. Il termine è intreccio. Quando siete in due, da cristiani in realtà siete sempre in tre. Perché siete sostenuti da questo amore che vi ha visti e che vi ha previsti, quindi, ma che provvede per voi, che è il sostegno, che è la piattaforma del vostro amore. Quando do un'immagine sull'amore, ormai sono ripetitivo perché la ripeto spesso, penso al pattinaggio sul ghiaccio e dico, noi vediamo due soggetti, ma in realtà sono tre. C'è il fondamento solido che permette questo ballo, questa bellezza. E immagino con i presenti, dico, pensate se c'è qualche punto dove il ghiaccio non è solido, ma c'è acqua, e lì cadono tutti e due nella pozzanghera. Il sacramento è questo, è la solidità di Dio che anche quando balli male, anche quando cadi, non anneghi. Sei sostenuto, se vuoi rialzarti, ti puoi rialzare con i tuoi lividi, con le tue stigmate. Ma ti rialzi se vuoi, perché lui è lì, lui è l'Amen, che non è il così sia, l'Amen è il fedele, è la roccia, è il sostenuto, è il sostenibile. L'amore sessuale nel cristianesimo non è una merce da consumo, come ci viene spacciato, e pensate quanti miliardi girano intorno al commercio del sesso. Solo la pornografia, così ogni tanto leggo statistiche per informarmi, è più grande, negli Stati Uniti soltanto, è più grande del PIL di alcune nazioni. Stiamo parlando di decine di miliardi, a volte centinaia di miliardi di dollari, quindi di euro. C'è una cosa allucinante, la mercificazione del sesso. Ecco, nel cristianesimo, oso citare San Giovanni della Croce, l'amore non è una merce di consumo, ma un fuoco consumante. Tu sei chiamato a vivere la tua sessualità non per gratificarti, ma per aprirti alla grazia. E questa è la sfida. Non è una chiusura al godimento, è affinché il godimento non venga soffocato in uno spazio ristretto, lo spazio del tuo ego che ruota intorno a se stesso. E quindi ci sono due cose per poter accostare Eros e Theos di cui bisogna tener conto. Guarire l'ossessione, guarire la concupiscenza. Il libro di Tobia c'è un momento in cui sacrifica questo pesce per salvarsi. È una delle analogie, dell'ossessione sessuale, della concupiscenza, che salva quell'uomo per salvare il suo matrimonio. Però no, non entro nell'analisi di quel testo, però una bella simbologia, cercare qualche lettura allegorica del libro di Tobia e vedere questa dimensione di questo ragazzo salvato della sessualità che diventa incenso, diventa profumo. Quindi invece di puzzare, perché il pesce puzza, inizia a profumare. E salva la sua donna. Quindi ossessione e concupiscenza. Da che cosa sono accomunati? Quali
Quando sono ossessionato di una persona, sto divinizzando una creatura. Quindi mariti che diventano ossessionati o ex fidanzati, cioè c'è una ossessione che veramente sa di, come si dice, diabolico, demoniaco, perché mettono in un'altra persona il loro tutto, mettono in un finito la loro aspirazione infinita, cercano di tappare con una brioche, una fame di assoluto. Questa è l'ossessione. La concupiscenza, anche quella è una divinizzazione, è divinizzare non l'altro, ma il proprio piacere. Concupiscenza è consumare l'amore, consumare l'altro, consumare le esperienze. E noi sappiamo, anche per legge fisica, che quando sniffi, adesso no, sono assolutamente una delle poche cose che non ho fatto nella vita, ma quando sniffi uno, dopo 2 mesi devi sniffare due. Quindi non so quanto è il quantitativo, e va avanti così. Quindi questa concupiscenza è una voragine di divinizzazione del tuo eros che ti consuma, che ti distrugge e distrugge l'altro. Per questo l'immagine che voglio dare, e sono a metà percorso dell'ultimo punto, non so quanti minuti ho preso finora, accostare sessualità e eucaristia. Ed è uno dei testi che vi ho dato. Posso usarlo Sì. da qui? Posso solo andare con il profilo, però già Ecco, spazio. questa è la coerenza. Purtroppo sì. Grazie. Grazie. Scusate. Bene. Abbiamo il Abbiamo feeling finito. che non possiamo abbandonarla in giro per la città. Giovanni 6. Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo, il mio sangue è vera bevanda. Questo è il versetto che ci interessa. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Avrei voluto dare tanti altri versetti. C'è un versetto in cui Paolo dice: chi riceve il corpo del Signore diventa una sola carne col Signore. Questa una sola carne, che sarà l'ultimo punto di questa riflessione, mette nello stesso accostamento le nozze, la sessualità e l'Eucaristia. E bisogna osare accostarli senza temere di essere blasfemi o sacrilegi. In che senso? Nel senso che il gesto di Cristo nell'Eucaristia, che simboleggia la sua donazione nel mistero della croce e della risurrezione, è proprio il gesto della sessualità. Non è cercare il proprio piacere, ma è donarsi, donare, nutrire l'altro, custodire l'altro, diventare sostentamento dell'altro. E questo, che sembra autolesionista, è il fondamento di un vero piacere. Quindi qua posso osar dire, i cattolici o i cristiani lo fanno meglio, in questo senso, nel senso che se tu curi la gioia dell'altro, le dinamiche dell'altro, i tempi dell'altro, tu rendi felice l'altro e sei felice. Quindi Eucaristia e sessualità li accosto in questo significato. Qualche mistico osa rivolgersi alle spose e dire: in qualche modo, il vostro atto sessuale è Eucaristia. Dico in qualche modo perché significa che devi comunque continuare ad andare a messa. L'Eucaristia è molto altro e anche tutt'altro. Ma in che senso? Nel senso che in questo farti una sola caro, tu simboleggi il dono di Cristo alla Chiesa, Efesini 5. Tu simboleggi non solo come un segno stradale, ma entri nel mistero di Cristo, quindi vivi il simbolo nel senso forte del termine. Metti insieme l'aspetto terrestre, maschio e femmina li creò, con l'aspetto spirituale.
a immagine di Dio li creò. Quindi nella tua esperienza della terra tu abbracci il cielo. E una volta un confessore mi disse: quando tu fai l'amore con tua moglie, cerca di ricordarti e di dire in quel momento grazie Signore. Io ho sempre, ultimamente ripeto questa mantra, e mi piace essere noioso in alcune cose, difficile non è sinonimo di impossibile. Però non è impossibile. Presuppone una storia. Noi stiamo parlando di questo. E presuppone anche quando si va a parlare nei corsi per futuri sposi, presuppone una consapevolezza totale e perenne, cosa che non avviene né in tutti e neanche forse in piccola parte, perché è una consapevolezza. E quindi sempre... rinunciamo a puntare in alto. No, non voglio dire questo, ma la consapevolezza di una cosa superiore è difficile che sia presente in tutta la giornata. Va bene, 24 no, ore su 24, sono d'accordo. Allora, dico due cose per risponderle. C'è uno psicologo che si chiama Viktor Frankl che dice quando tu vuoi raggiungere un obiettivo, sta parlando dell'arciere, devi puntare un po' più in alto per arrivare a quel punto. Se noi non puntiamo all'assoluto, arriviamo, diciamo, dalle stelle alle stalle, no? Quindi siamo chiamati a puntare e a non misurare la pienezza con la nostra piccolezza, perché non cresciamo mai. E la seconda cosa è una cosa reale, di una mia amica che andava a lavorare nelle prigioni. Lei si è convertita, dopo un aborto ha scoperto il Signore, proprio uccidendo una creatura ha capito che lei ha bisogno del Signore, e c'era in quella prigione, mi diceva, uno prigioniero scozzese, e le diceva, senza adesso nominarla, è bello ma è difficile. E lei lo guardava e gli diceva: io direi è difficile, ma è bello. Osare la bellezza è quello che ci rimane per essere umani, nella nostra sessualità, nel nostro lavoro, nel nostro essere giovani o anziani, nel nostro essere maschi o femmine. Non bisogna commisurare la proponibilità di una cosa con la sua difficoltà, perché le difficoltà sono fatte per essere superate, e le cadute sono fatte per diventare rialzate. Io penso che parlo per tanti presenti qua, tante volte il nostro matrimonio è stato salvato proprio perché abbiamo deciso di fare di una difficoltà un'occasione, di un ostacolo un trampolino. E noi come cristiani dobbiamo osare annunciare la bellezza alle persone, perché è questa la bellezza che hanno nel fondo del cuore, e bisogna solo togliere le ceneri dell'abitudine, del solito, per aprirle a una grandezza, con la grazia di Dio. Quindi difficile, non impossibile, perché nulla è impossibile a Dio. E arrivo quindi all'ultimo punto. Dopo questo accostamento sessualità-eucaristia, vi volevo però leggere una piccola citazione. Vi siete accorti che io amo citare molto, perché amo lasciare la parola ad altri. La penultima citazione che vi voglio leggere è questa: colui che ama deve attraversare la frontiera che lo confina nelle proprie limitazioni, come se le stesse rispondendo, ma non ci stavo pensando. Per questo si dice che l'amore scioglie il cuore. Ciò che è sciolto non è più confinato nei propri limiti, al contrario di quel che si verifica con la durezza del cuore.
Sapete chi dice questa frase molto alla Bea, quindi molto zuccherata? Ma è vera? San Tommaso d'Aquino. San Tommaso d'Aquino, che si fa perdonare ogni tanto il suo scolasticismo, cioè l'amore che attraversa la tua sessualità, l'Eucaristia, quindi l'amore donato, spezzato, che attraversa la tua sessualità, ti libera dai confini del tuo io e fa l'opera contraria di quello che fa la durezza del cuore che genera il peccato. Quindi questo atto che si nutre dell'amore di Cristo, e quanti matrimoni anche si salvano nel momento in cui scoprono che quando finisce l'amore dentro i due, bisogna attingere all'Eucaristia, bisogna attingere a Gesù, apre le frontiere dell'anima, apre le frontiere dell'essere umano. Per questo bisogna osar dire che il nostro amore è nostro, ma è ancora di più è nell'amore di Dio. E mentre preparavo, tra le varie cose che preparavo per venire qua, ho letto in Jacques Lacan, che non era proprio il tipico cattolico che parlava nel 68, però diceva affinché sia sostenibile una relazione a un livello umano, deve aprirsi a un Dio. Io ho tolto un e ho messo a Dio, perché questa è la mia profonda convinzione. Aprire l'orizzonte della coppia a Dio salva la coppia da se stessa, salva la coppia dalla chiusura nei bordi della coppia, salva la coppia dalla sterilità di cui parleremo nel prossimo momento. Quindi dico l'ultimo versetto e tiro le conclusioni. L'ultimo versetto che voglio citare, sempre tra i versetti che vi ho segnalato, è di Genesi 2, 24. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e i due saranno un'unica carne. Qui c'è la parola Ehad, e sicuramente in qualche parrocchia avrete sentito Adonai Ehad, la confessione di Israele, no? Shema Israel Adonai Ehad. Quando si parla di Ahad qua, qualche rabbino, io sono un amante della letteratura rabbinica, vede il nome dell'unico, perché è uno dei nomi di Dio. L'uomo lascerà, si unirà e i due si uniranno con Dio. Nelle nozze c'è una esperienza di unione con Dio, fatta di rinuncia a sé, fatta di kenosi, di svuotamento, proprio come Cristo svuotò se stesso, proprio come il Padre si dona totalmente al Figlio, il Figlio si dona totalmente al Padre nello Spirito Santo, nella coppia c'è questa donazione di svuotamento di sé, di unione che non è fusione, perché il Padre rimane Padre, il Figlio rimane Figlio, così l'uomo e la donna rimangono alterità nella loro unità. E la famiglia diventa una bellissima immagine trinitaria. A chi mi dice: ma come può essere la Trinità 3-1? Dico: guarda una famiglia vera, guarda l'aspirazione di ogni giovane maschio e giovane femmina, cosa vorrebbero? Nessuno dice: voglio stare con te a tempo, voglio essere felice con te a sempre, voglio unirmi a te. Quindi questa dimensione dell'aprirsi, del sì nuziale, del sì sessuale a Dio, fa sì che ogni sì vero sia un atto religioso. E sponsare e promettere ogni promessa che noi facciamo ci immette nella dimensione del futuro, dell'eterno, nella dimensione di Dio. Quindi l'esperienza nuziale, l'esperienza sessuale sono esperienze religiose, anche per chi non le riconosce, l'atto di maturazione del cristiano è annunciare questo implicito, aprirsi al esplicito, al volto che sostiene questo volto degli amanti. Quindi sicuramente qui chiudo con due citazioni.
una di un benedettino irlandese che dice così: l'amore è l'unica forza sufficientemente impetuosa da obbligarci a lasciare il confortevole rifugio del nostro individualismo ben difeso, a uscire dal guscio inespugnabile della nostra autosufficienza, a farci uscire carponi a volto scoperto verso la zona del pericolo. Il crogiolo dell'individualità si purifica e diventa persona. Perché io, finché non sono in relazione, non sono persona, sono ancora un individuo, come questa bottiglia, come questo cioccolatino, come queste tentazioni che mi avete messo davanti. Divento persona quando mi apro a un tu, quando c'è io e tu. L'ultima citazione e chiudo, non dirò una parola dopo. Forse sto rispondendo ulteriormente alla sua provocazione, che è legittima, è giustissima. Tutti siamo tentati di ripiegarci alla mediocrità, no? A un vissuto normale, normalizzato, tarato, come... Questa ultima è di un laico, quindi chiudo con un laico come me, C.S. Lewis, che scrive così: è pericoloso aprirsi all'amore, perché l'amore ci rende vulnerabili. Qualunque o chiunque sia la causa del nostro amore, prima o poi avremo a soffrirne, o a soffrire a causa sua. Anzi, è probabile che saremo spezzati, guardate la gestualità per ricollegarci. Se vuoi tenere il tuo cuore integro, non lo dare a nessuno. Avvolgilo in piccoli lussi e passatempi. Evita ogni tipo di coinvolgimento. Chiudilo con il lucchetto nello scrigno o nella barra del tuo egoismo. Ma ancora più pericoloso non aprirsi è un rischio mortale. Il tuo cuore in quella barra diventerà sempre più una pietra e tu, che non volevi soffrire, ti guarderai ed eccoti morto. Il tuo cuore, con il freddo del non amore, diventa una roccia impenetrabile, infrangibile e, in fin dei conti, irredimibile. L'unico posto, oltre al cielo, dove potete stare perfettamente al sicuro da tutti i pericoli e i turbamenti dell'amore, è l'inferno.